La 35esima edizione di Milano Unica si conferma il punto di riferimento per il tessile e accessori d'alta gamma per uomo e donna e grazie all'incondizionata fiducia degli imprenditori e delle istituzioni. Con più di 400 stand presenti, la fiera occupa 4 padiglioni come negli anni migliori, grande attenzione verso la creatività rivolta anche al pubblico femminile. E poi uno spazio dedicato all'innovazione e uno per le start-up. È mio desiderio, nel nuovo scenario che vede allentate le restrizioni degli ultimi anni, continuare a dedicare estrema attenzione a ogni norma di sicurezza, a tutela delle nostre attività, ha esordito il presidente Alessandro Barberis Canonico. Nell'aprire l'incontro sul tema le future sfide di tessile e accessori in uno scenario di ripresa. Tra gli uditori e relatori anche il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. E intanto prosegue anche la sinergia tra Filo e Milano Unica, che punta a esaltare e rafforzare l'eccellenza dell'industria tessile made in Italy. Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, commenta: Filo partecipa a Milano Unica ormai da vari anni, con ottimi risultati in termini di apprezzamento degli operatori e di visibilità del nostro salone. Ed ecco dunque che il tessile biellese si presenta con le principali aziende nella sezione Idea Biella, con le collezioni autunno-inverno 2023-2024. Il salone resterà aperto fino a giovedì dalle 9 alle 18.30.